Continua a far parlare di sé l'orso più social del pianeta, Juan Carrito, che adesso scorrazza per le vie di Pizzo Ferrato. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei, che si sta occupando di questo e di altri argomenti. Buon pomeriggio, Luca. Cosa sta combinando Juan Carrito? Buon pomeriggio a te, Gigliola. Un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, continuano le scorribande di Juan Carrito, ribattezzato dai nostri amici social il Winnie Pooh d'Abruzzo. Sono arrivate altre immagini di una sua permanenza anche abbastanza dolce e gradevole, da come potete vedere, nel territorio di Pizzo Ferrato, dove le sue attenzioni si sono concentrate su Narnia, ovviamente, per il dolce nettare del miele, e qui si è fatto anche una bella scorpacciata il nostro Juan Carrito. Allora, abbiamo parlato con il presidente del parco della Maiella, Gigliola, il presidente Zazzara, che ci ha detto che, pensate, Juan Carrito nelle ultime 24 ore ha percorso una sessantina di chilometri da Roccaraso al territorio di Pizzo Ferrato. Probabilmente è in amore e sta cercando una compagna. Nell'attesa di una compagna si prende delle soste, delle pause, come vedete, molto gradevoli. In mattinata è stato monitorato il movimento di Juan Carrito e ha ripreso la strada verso Roccaraso. Tra l'altro, da dire che l'apicoltore coinvolto in questa vicenda è già stato indennizzato, già sono partite le procedure del Parco Nazionale della Maiella per risarcire l'apicoltore, ma il bilancio dei danni è certamente esiguo. Si tratta di un'unica arnia, come vedete, buttata giù da Juan Carrito per papparsi il dolce miele. Però, insomma, fa sempre più simpatia questo Juan Carrito, Gigliola, come dicevi giustamente tu, anche tra i nostri amici social. E niente, seguiremo ancora le sue imprese. A te.